ho installato a casa mia un'abitazione costruita nel 1992, perciò in classe G, con una classe energetica molto, molto scarsa, di circa 200 metri quadrati. Ho installato la macchina a inizio di dicembre e ho fatto tutta la stagione con degli ottimi risultati. In una stagione non particolarmente fredda, con temperature medie intorno ai 6-7 gradi, ho comunque ottenuto un risparmio energetico del 35% sulla base degli anni precedenti. Questo mi porta a pensare che in un inverno più freddo, con consumi maggiori, potrò ottenere dei vantaggi ancora più importanti. L'installazione è stata fatta in un'abitazione con l'impianto già funzionante, inserito all'inizio di dicembre, pertanto con l'impianto in funzione che riscaldava l'abitazione abitata. Questo ci può permettere far capire anche quanto può essere facile inserire una macchina di questo tipo su impianti esistenti, perciò fare un retrofitting di situazioni già in essere senza complicare troppo i lavori e in modo di essere meno invasivo possibile. Questo permette in un paio di giorni di poter fare gli interventi, inserire senza creare disturbo alla gente. La pompa di calore, per le sue caratteristiche intrinseche al prodotto, permette anche di superare il discorso dell'installazione dei pannelli solari nel caso di abitazioni nuove. Questo permette di avere un solo prodotto, minori problemi di manutenzione e non avere ingombri o andare a occupare degli spazi comuni per poter posare questi collettori solari.